Salve bella gente, qui è Manu e oggi ragazzi siamo qui ritornati con un nuovissimo video della serie di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ragazzi, oggi siamo qui con il nostro 31esimo episodio. Nello scorso video, raga, ci siamo imbattuti dentro il vulcano. Siamo entrati proprio al suo interno e siamo arrivati qui nel sottosuolo dove abbiamo attivato un totale di 3 radici. E ragazzi, quest'oggi proseguiremo andando avanti verso il nuovissimo dungeon, quindi il secondo dungeon di gioco. E mi raccomando, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like e se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Grazie mille a tutti coloro che lo faranno. Allora, ragazzi, direi che siamo anche pronti per partire. L'altra volta, nello scorso video con Yunobo, abbiamo fatto la strage. E anche ora, signori, che cos'è? È un cannone. LOL. Vabbè, facciamo una cosa. Compositor. Ma sì, dai, facciamo così. Allora, qui vedo molta ghiottoroccia. Ok. Abbiamo dei Poo. Questa è acqua calda, attenzione. Ok. Meno male non prendiamo fuoco perché l'armatura ci protegge. Benissimo, signori. Allora, direi di buttarci anche da qui su, così siamo pronti. Di nuovo, vabbè, rimane là. Allora. Innanzitutto, devo fare una roba del genere. E saliamo. Ragazzi, scusate se il mio tono di voce oggi è così, ma perdonatemi. Questi giorni non sto passando dei bei momenti, raga. Quindi vi chiedo scusa, cercherò di essere il più smile possibile. Allora, vediamo un po'. Qui ho visto uno scrigno. Arco da golem è rinforzato, ti dirò. Direi, vabbè, ma sì, mettiamolo a posto di questo. Perfetto. E signori, siamo ufficialmente arrivati. Mi raccomando, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Tempio del Fuoco. Avremo molto da fare quest'oggi. Spero che il video non sia lungo lungo. Allora, vediamo un po'. È da qui che ho sentito provenire quella voce. Cos'è questa roba? E come fa a esserci una cosa del genere sotto al Monte Morte? Dovrebbe essere la città antica dei Goron. La principessa Zelda. La principessa Zelda, sì. Aspetta, dobbiamo chiederti una cosa. Aspetta, Zelda. Allora, signori, come vi ripeto, andiamo. Quella per me non è Zelda. Comunque. Bene. Comunque, perfetto. Link si è fatto un bel bagnetto prima di iniziare. Allora, signori, aspettate un secondo. Ah, Link, buongiorno. Allora, vediamo. Stavo controllando solo se c'era qualcosa di particolare. Oddio. Cos'è questo più avanti? Mamma mia, perdi qua. L'ho capito. Qua c'è roba. Uno scrigno. Freccia di legno per 10, non male. Vediamo un po'. Link, perdi qua.
cose si mettono male, Roccia. La principessa Zelda è intrappolata là dentro. Lei ci va, infine, non è che so io. Dobbiamo salvarla. Ma come facciamo ad entrare? Dobbiamo sbloccare questi lucchetti, a quanto pare. Vediamo un po'. Ok. Accidoccia, Link, hai visto? Il portale si è mosso leggermente. Oh, di nuovo quel suono. Ascolta, roccia della mia roccia. Il portale che stai cercando di attraversare è chiuso saldamente da 5 lucchetti. Se userai con intelligenza il tuo potere, sbloccherai tutti e 5 e potrai aprire il portale. Segui il mio consiglio. Questa volta l'ho sentita chiaramente. Ma chi ha parlato? E cosa intende con roccia della mia roccia? Sarà qualche Goron? Perciò ha detto come aprire il portale, chiunque sia. Non dovrebbe avere cattive intenzioni, spero. Se riusciamo a sbloccare i 5 lucchetti, potremmo accedere a quella stanza. Yunobo della città dei Goron. Allora, signore, aprendo la mappa. Prendo la mappa, abbiamo pian terreno. Scusate. Ok, al pian terreno ne abbiamo due. Vediamo, facciamo che andiamo prima qui a destra, a sinistra. Possiamo procedere per di qua forse? Vediamo un po'. Allora, raga, non so nulla, ve lo giuro. Ah, eccolo qui. È un bong. E praticamente io da qui non lo posso attivare. Big problem. Quindi sono costretto ad andare da questa parte. Vediamo un po', signori. Fuori gioco. Allora, raga. Vediamo uno e due. Qui abbiamo. Ah, tu guarda cos'è. Idrante. Ma io devo attivare. Facciamo questo. Facciamo questo. E in teoria ci siamo. Forse no. Cioè, avrei dovuto prendere la rincorsa, raga. Chiedo scusa. Sperando di non morire. Ecco, così. Quindi, ma sapete, mangiamola qualcosa. Allora, ho capito che dobbiamo utilizzare questo coso. A muovere le rotaie, benissimo. Allora, dobbiamo partire. Così. Uno, due, e tre. Benissimo. Bravissimo, Yunobo. Ragazzi, siamo partiti. Dai, oh. Neanche così. Assurdo. Vediamo un bro, ritendiamo. E alza. E ora ci siamo, benissimo. Molto bene, allora. Abbiamo qui un liche liche. L'arco da golem si è rotto. Direi di andare con questo. Oh mio Dio. E dai. Benissimo.
Ho rotto l'arma, signori! Vabbè, se ne andiamo così. Mamma mia, raga, vabbè. Nel frattempo vediamo cosa c'è da questa parte. Oh, l'hanno eliminato, finalmente. Allora. Qui vedo un idrante. Vediamo, ok, infatti avevo intravisto questo, però a quanto sto capendo, devo attivare l'acqua. Quindi, allora, ce lo facciamo? Intanto l'ho attivato. E adesso lo prendiamo. Bene. Ora vai via. Credo che io debba far passare un uovo. Quindi così. Sei serio? Come? Aspetta. Benissimo. Aspettate che qui abbiamo lo scrigno del Lifelike. Scudo di zonaio che attualmente non mi interessa. Per il momento lo lasceremo qua. Benissimo. Allora, qui abbiamo un primo terminale, se vogliamo chiamarlo così. Idrante. Guarda, Link. Ha la forma di un gong. Ma cosa sarà? Andiamo a vedere. Più lobo? Mi raccomando, con la tranquillità. Il primo lucchetto è andato! Ne restano altri quattro! Abbiamo ancora molto da fare! E ci credo. Allora, ritorniamo indietro, signori. Giriamo la visuale e andiamo. Vediamo un po' cosa abbiamo da fare. Però scendiamo lì, vedo gente. Qui mi serve. Aspetta, cos'è? Ah, perfetto. Benissimo. E adesso? Salve. Perfetto. Non so dove stia andando, ma direi di fermarci. Questo, a quanto ho capito, lo dovrebbe fermare. E adesso, sapete, forse già ho fatto il tutto, perché io dovevo arrivare a questa stazione. Vediamo che terminale qua sotto l'abbiamo preso. Ci rimane quello e anche questi, va bene. Vediamo, quindi dovrei andare io qua. E partire così. Già l'ho cliccato, quindi il binario l'ho spostato per andare per di qua. Benissimo. Che fai, Roccia? Mi aiuti? Benissimo, grazie, Roccia. Allora, è il momento disattiva. Mentre da questa parte cosa abbiamo? Abbiamo un binario che sale.
Ok, quindi qui abbiamo un'altra strada che possiamo seguire, ma prima mettiamolo qua. Sono molto curioso di sapere cosa c'è da questa parte. Bene, e anche questo si è aperto. Questo serve per spostarlo. Altro binario. Grazie mille, ragazzi. Ok. Allora, amici. Oh, uno scrigno, attenzione. Ok, vediamo un po'. Frecce di legno per 10, mi stanno riempiendo di frecce e non mi lamento, raga, non mi lamento. Allora, vediamo un po'. Direi che siamo venuti qui solo per lo scrigno. Possiamo. Aspetta, posso fare una roba del genere? Possiamo ritornare indietro? Anche così. Benissimo, adesso rimettiamo questo. Questa volta io devo andare di qua. Spero che non mi sto perdendo nulla, raga. Ok, allora ricordiamoci che abbiamo la strada anche che sale per di là. Qui abbiamo un carretto. Mentre qui mi serve un uovo. Ok. Mi dà roba da buildare? Ok, spero che da qui stiamo andando verso il terminale. Sì, forse c'è un buco che si sale. Speriamo. Allora. Link, perché non collabori? Cioè, ti viene così complicato? Allora, ragazzi, vediamo un po'. Facciamo una roba del genere. E uniamo. Cosa è successo? Benissimo, anche se ci ha rotto un bel po' di roba. Ok, allora prendiamo questo. E adesso possiamo suonare il bong. Allora andiamo. Allora devo un attimo fare questo. Ok. Allora vorrei 2 secondi, signori. Zanna di granfibio. Aspetta, qualcosa che è ottima. Anche questa. Perfetto. E adesso devo ritornare per di qua. Beh, si è creato un baccano qui. Ma non importa. Dobbiamo attivare adesso il ponte che sale per di là. Ed. Nice. L'abbiamo fatta.
E questa volta saliamo per di qua. Allora, vediamo un po'. Al piano 1 l'abbiamo completato tutti. Mi rimane al piano terreno. E qui vedremo dopo come andarci. Ed eccoci qua. Innanzitutto vedo che i guardiani. Questo cos'è? Ah, è un ascensore, ci riporta all'inizio del dungeon. Bene, benissimo, benissimo, benissimo. Perfetto, buono a sapersi. È anche utile, potremmo utilizzarlo con Ascensus per risalire. Nice. Guardate che bello. Frecce di legno. Ok, signori. Rocket. E altri creacogli ogni zona. Però vi dirò. Guardate che abbiamo dei rocket. Sì, mettiamo anche qua. Aspetta. Devo fare. Benissimo, una volta fatto questo. Allora, qui c'è tanta roba, signori. Noi siamo venuti di qua? No. Siamo saliti da questa parte. Sì. Quindi abbiamo un bel po' di roba da esplorare. Cioè, ad esempio. Posso fare questo che manda per di là. Ma questo binario non ha nessun posto, quindi facciamo una cosa. Dobbiamo andare prima di qua, andiamo di qua. Ah, addirittura questo lo fa alzare e abbassare. E facciamo questo e andiamo per di qua subito. Una volta che sono arrivato qua, mettiamo caso io facessi il giro. Ok, arrivo da quella parte. Ma qui c'è roba. Sto un po' perdendo, raga. Allora. Ok, naturalmente da qui si sale, ma ci saliremo dopo. Direi anche di fare questo. Anche perché saremmo arrivati qui, raga. Innanzitutto devo fare una roba del genere. Bravissimo, Yunopo. Ok, cosa fa questo? Ah, lo blocca. Beh, non è neanche tanto utile. Per nulla utile. Mentre io devo tornare di qua. Facendo questo, ma devo fare così. E adesso andiamo. Abbiamo uno scrigno. Scudo di zonaio rinforzato. Questo lo voglio. Vabbè, arrivederci allo scudo dell'autodifesa, per quanto possa essere carino. Allora, nient'altro qui, possiamo fare questo. Ma no, devo per forza andare così. Quindi
Uno e due, andiamo. Ci sono. E una volta aver fatto questo, potrei anche fare tipo così? No, ok, non l'ha preso. Ok. E siamo ritornati qua. Allora, lì c'è roba, quindi io opterei per fare una roba del genere. Devi fare una roba del genere. No, però lo voglio. Lo voglio così. Prendiamo il carretto. E adesso facciamo questo. E saliamo, anche se ti dirò, aspetta un attimo. Voglio un attimo scendere e vedere che cosa c'è per di qua. Perché so che poi mi dimentico e non ci torno più. Facciamo una roba del genere. Benissimo. Ma io devo aprire lì. Forse devo salire prima. Sì, credo di sì. Quindi va bene, ragazzi. Chiedo scusa a tutti. E saliamo per di qua. Ok. Eccoci. Eccoci qua. Oh, salve di nuovo. Benissimo, fuori gioco anche lui. Adesso. Continua all'infinito. Quanto ho capito. Aia. Allora. Ok, mi servi proprio tu. Ragazzi, voglio fare un trick. Io faccio una roba del genere. La tengo così 5 secondi. Poi la lascio. E poi utilizzo reverto. Chiamo lui. No way. Allora era messa bene come era prima. Sì. Mi serve l'idrante. Mentre qui c'è altra roba. Sì. Però lì c'è un altro bomb. Quindi facciamo un attimo una roba. Facciamo così. Ok, adesso dovrebbe funzionare. 4-5, perfetto. Reverto. Come è possibile? Andiamo forse così. 3, 4, 5. Reverto. Nice. Molto bene, allora. Allora, devo fare un'altra roba perché qui in teoria non si dovrebbe fare così questo dungeon, ma noi lo faremo così. Allora, c'è altro? No. Qui abbiamo questo bong, qui non abbiamo nient'altro. Stessa identica cosa così. Ok, reverto. Ah no, 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 aspetta. Questo lo alzo così. 1, 2, 3, 4, 5.
Passiamo, Leverto. Ok. Posso fare una roba del genere, aspetta. Let's go. Nice. Ok, signori, sono arrivato qua. Una volta che siamo qui. Ok, qui abbiamo l'altro, c'è uno scrigno qua. Benissimo. Lama da caporale, fa 20. Ma sì, dai, bandando, non lo utilizzo più. Basta. Ok, pian terreno siamo. E qui vedo questo. Spadone, il zonaio robusto. Può essere unito, raga. Questo è overpowered. Mettiamolo qua. Adesso. Adesso lo attiviamo. È vero, ne manca solo uno, ma si trova in alto, raga. È un big problem. Noi siamo tornati all'inizio, sì. Ma dove dobbiamo andare adesso? Al quarto piano. E per andare qui bisogna andarci con quei binari che io avevo detto. Ora ci andiamo, non ci possiamo andare, bla 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 bla. Quindi ci ribecchiamo lì. Tanto abbiamo l'ascensore, ci possiamo andare. A meno che io citto e utilizzo il razzo. E lol. Ok ragazzi, siamo qua. Allora, le cose sono due. O prendete un binario e ci andate con un razzo. Oppure. Facciamo direttamente così. Qui abbiamo uno scrigno. Rubino. Va più che bene. Mentre... qui non c'è nulla. Qua c'è anche un binario rotto, raga. Perfetto. Voglio mostrarvi una cosa. Se io dovessi fare una roba del genere e dovessi fare una roba del genere, perché quello era un golem maggiore che ci ha droppato questo, non questo di adesso. Sono un coglione. No, ho sbagliato tasto. Sì. Vabbè. Merda. No, nulla compositor, mi dispiace. Vabbè, raga. Volevo mettere qualcosa di figo, ma veramente qualcosa di figo che potesse fare molto danno. 13, 6, 5, 11, ti dirò. No. 12. Corno di Stalinox, ma sì, dai. E dai, facciamolo. Questa volta non sbaglio. Bene, allora. E dai. Benissimo. Perché dovrebbe esserci questo? Credo come oggetto da distrazione. Mentre qui vedrò razzo. Questo è ottimo, raga. Razzo. Mentre qua. Ok, si dica. Mi sembra palese. Eccolo qua.
Perfetto. Abbiamo completato tutto, ma dove è il nostro amico? Ma dove sei, Roccia? Ecco. Sono pronto! Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Adesso dobbiamo solamente ritornare alla porta principale, ma mi sembra ovvio che non lo farò quest'oggi, scontato, anche perché il video poi sarebbe troppo lungo. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se così mi raccomando lasciate un bel like, se non siete ancora iscritti iscrivetevi, qui ci sarà una bella arena. Chiedo ancora scusa se mi sentite parlare con questa voce, ma purtroppo non sto benissimo. Comunque, io i video ve li porto sempre sul canale, a meno che io abbia un grandissimo problema. Comunque, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci becchiamo alla prossima. Il vostro ermano di quartiere, come al solito, è tutto. Che belli quei teschi. Ci ribecchiamo alla prossima, ragazzi. Bello.